Ciao e bentrovati. Anche questa volta la videoriflessione riguarderà due libri che ho letto in due momenti diversi e leggendo il secondo più recente, anche in questo caso, come è successo nel caso precedente, del video precedente, ho avuto modo di apprezzare un libro letto nei mesi prima che non mi aveva particolarmente colpito. E sto parlando quindi di due libri, sto parlando di Benedizione di Kent Aruf, che ho letto di recente, e del libro di Deborah Willis, Svanire, libro che mi aveva lasciato un po' tiepida dopo la prima lettura. Kent Aruf, Benedizione, è un libro che ho scoperto grazie a un book club di Zelda Was a Writer, di cui ho già parlato in altre videoriflessioni. Non conoscevo assolutamente Kent Aruf, non sapevo chi fosse, anche in questo caso ero totalmente ignorante in materia e mi sono lasciata tentare anche dalle recensioni e dalle riflessioni che ho visto, che ho letto sul web da parte di altre persone che avevano già letto questo romanzo postumo di Aruf. Ed è stata una bellissima scoperta per me, perché mi sono trovata davanti un libro di un'intensità che non incrociavo da parecchio tempo. E Kent Aruf è uno scrittore che è morto, tra l'altro, un paio di anni fa, e questo Benedizione è stato edito proprio di recente dalla casa editrice NNE, che sta per, ve lo dico subito, non ve lo dirò mai, dalla casa editrice NN Editore, che ha questo logo molto particolare, ed è un libro, appunto, dicevo, di un'intensità molto molto elevata, di una densità altrettanto elevata, ma trattato con un linguaggio di un'essenzialità che raramente ho trovato. Perché il libro la storia narra, è un po' uno spaccato della provincia americana delle grandi pianure. Ci sono diversi personaggi che popolano questa storia e il personaggio centrale è un uomo, un po' un'istituzione della cittadina che si chiama Holt, in Colorado, una cittadina assolutamente inventata. Questo Dead Lewis che sta morendo perché ha un cancro in fase terminale. E questa figura, questo pilastro un po' della comunità, funziona un po' da collante, da legame a tutta una serie di altre figure che ruotano attorno, che sono quelle della moglie, della figlia, delle vicine di casa, di altre persone, dei soci e dei gestori del negozio di Dead Lewis, del pastore della cittadina di Holt, di due donne, madre e figlia, sole, single, di cui una tra virgolette zitella, l'altra invece vedova. Insomma, tutto questo coro di personaggi di cui vengono narrati dei frammenti di vita, tutto in un'ottica veramente di sospensione, di densità comunque emotiva, di cose non dette ma che ti lascia, che ti passano attraverso azioni, gesti, parole, frasi, colloqui e magnifiche descrizioni di paesaggi di queste grandissime pianure del Colorado. È un libro anche molto intenso a livello emotivo, proprio perché c'è questa figura di Dead Lewis che è al termine della sua vita. Ed è un libro che secondo me va letto in maniera anche molto molto intima, va letto un po' per conto proprio, perché io, per quanto mi riguarda, ci sono stati dei momenti durante la lettura nel quale mi sono fatta cogliere anche abbastanza dalla commozione per queste righe pregne di emozioni e di sentimenti, però descritti non in maniera urlata o in maniera iperdescrittiva, bensì proprio attraverso un utilizzo delle parole ripeto, di un'essenzialità e di una dosatura che è veramente eccezionale. Infatti anche il traduttore Fabio Cremonesi alla fine,
lascia, scrive una pagina in conclusione del romanzo nel quale spiega la difficoltà che ha avuto nel dover tradurre un romanzo scritto in un certo modo, doverlo tradurre in una lingua come la nostra, che è l'italiano, che è molto ricco come, con l'uso di, per vocaboli, per espressioni, e la fatica che ha fatto per cercare di tenere questa pulizia linguistica già in origine, nella versione originale, e riuscire a trasferirla con la stessa caratura e la stessa densità nella nostra lingua, cercando di mantenere intatto questo tipo di linguaggio e quello che l'autore voleva trasmettere utilizzando questo tipo di linguaggio. Un libro, secondo me, magnifico, veramente che scava anche dentro molto. È molto coinvolgente, ma è coinvolgente a livello intimo, almeno per quanto mi riguarda. Io ho vissuto un rapporto molto intimo con questo libro e mi sono identificata in molte situazioni, sono entrata in empatia con i personaggi, con le situazioni. E la cosa che mi ha colpito particolarmente di questo romanzo di Haruf è il fatto che ogni capitolo per me era come se fosse un quadro, non i quadri di Hopper, però quei quadri molto essenziali, malinconici, con queste grandi pianure, con questi spazi sconfinati che danno sì un senso di apertura e di libertà, ma ti danno anche un senso di sospensione e di grande solitudine. E proprio ogni capitolo, anche nella descrizione di quello che vedono i personaggi, rivolgono lo sguardo fuori dalla finestra o fanno alcune cose o viaggiano in automobile, guardano fuori dal finestrino, la descrizione di questi paesaggi a me dava l'impressione veramente di vedere dei quadri, cioè il modo in cui venivano descritti hanno avuto la capacità di dipingere nella mia testa, diciamo, davanti ai miei occhi, delle immagini molto precise, molto nitide e anche molto emozionanti. E leggendo questo libro di Haruf, di cui io consiglio veramente la lettura, e se siete persone un po' sensibili consiglio una lettura, diciamo, appartata, perché potrebbe esserci il momento nel quale la commozione ha un po' il sopravvento, mi ha fatto rivalutare il libro di Deborah Willis, Svanire, che avevo letto qualche mese fa, che mi era stato descritto come un libro da non leggere in determinati momenti della propria vita, perché sono una serie di racconti che parlano di assenze. Quando l'avevo letto ai tempi ero rimasta un po' perplessa, perché non ero stata molto coinvolta a livello emotivo. Però paradossalmente, come è successo già con i libri appunto di cui avevo parlato qualche paio di settimane fa, Trilogia di New York e I capelli di Harold Rooks, che avevo detto che grazie all'incastro di scatole cinesi di storie di Trilogia di New York avevo apprezzato l'intreccio a scatole cinesi anche lì del romanzo I capelli di Harold Rooks, anche in questo caso con Benedizione di Ken Haruf, ho apprezzato quello che i racconti di Deborah Willis in Svanire, perché anche in questo caso mi sono trovata, ripensandoci, ma già anche mentre lo leggevo avevo questa sensazione, mi sono trovata davanti una sorta di libro pittorico, perché anche in questo caso la descrizione di storie, di situazioni, mi ha ricordato sì, in quel caso, quadri di Edward Hopper, dove ci sono queste persone, queste figure solitarie nei bar, che sono in determinati ambienti e che possono trasmettere, a seconda dello stato d'animo in cui ci si trova, o un senso di tranquillità e di pace o un senso di solitudine e anche in questo caso di sospensione. Due libri quindi un po' particolari, un po' da tenere, diciamo, da leggere dosandoli un po', centellinandoli e eventualmente sospendendone la lettura se non si è proprio in uno stato d'animo adatto. Due libri quindi abbastanza che si insinuano sotto, che parlano di sospensioni, di assenze,
libri che io ho trovato in entrambi i casi abbastanza pittorici e libri molto intimi anche come tipo di linguaggio, dove non c'è un linguaggio urlato, dove c'è un dosaggio di parole soprattutto nel lavoro di Haruf e dove c'è una sorta di sentimenti sommessi che mormorano e che si fanno più o meno sentire a seconda del momento in cui noi li leggiamo. Quindi parlo appunto, ripeto, il libro di Ken Haruf, Benedizione, che fa parte di una trilogia che adesso è stata pubblicata anche negli altri due volumi e che ho in nota da leggere, e Deborah Willis con Svanire. Io mi fermo qui, se avrete voglia di leggerli vi auguro buona lettura e ci vediamo fra un po', fra qualche giorno o fra un paio di settimane con degli altri libri. Ciao e alla prossima!